La primavera viola continua la preparazione verso le finali di Gubbio. Oggi un allenamento decisamente particolare. Dopo i soliti esercizi all'interno del centro sportivo delle Caldine, il lavoro insieme ai ragazzi di quarto tempo. Perché pensiamo che attraverso il gioco del calcio noi possiamo sperimentare cose importanti, che sono quelle che riguardano poi l'autonomia della persona, lo stare insieme agli altri, avere delle capacità per poterci stare sempre meglio insieme agli altri. Quindi tutto un lavoro relazionale, tant'è che sempre in campo con, diciamo, con chi si occupa della parte motoria, calcistica, che è sempre una figura psicologica ed educativa. E quindi tutte queste esperienze che noi facciamo dentro il rettangolo di gioco e dopo, abbiamo pensato che in un quarto tempo, cioè quello che è al di fuori poi dell'attività, quello che poi le raccoglie tutte, diciamo, potessero queste esperienze essere frutto importante per la vita quotidiana. Tommaso, che è, diciamo, quello che conosco più da più anni. I più piccoli giocano con l'Ascoli. Noi non sappiamo, potremmo giocare o con la Lazio, o con l'Atalanta, o con la Juventus. L'importante è stare insieme e... E divertirsi. E divertirsi, quello è importante, quello è ovvio, però se conta il risultato, allora mi fate un piacere. Perfetto, grazie. Matteo vi dirà tutte le esercitazioni che facciamo, seguiamole come le dicesse Giovanni. Ciao bello! Io sono quello di Villa Magna! Tu sei quello di Villa Magna, grande! Tutti insieme a lavorare, insomma, con il sorriso sulle labbra, un riscaldamento decisamente particolare, poi alcuni esercizi con il pallone e a chiudere una partitella a ranghi misti.